Piscina Scandone di Napoli è iniziata in questo momento la sfida tra la formazione della NC Civitavecchia e l'Acqua Chiara Napoli. Sono 6 punti che dividono queste due formazioni dalle 7, cioè che dividono queste due formazioni dal Palermo, che è la terz'ultima, e all'ultimo posto c'è la squadra Civitavecchiese a 9, a 12 e non a 13 come riporta il sito della Pallanuoto, la partita dell'Acqua Chiara. Adesso attacca il Civitavecchia, poi vi daremo con calma le formazioni. È una gara da dentro o fuori probabilmente, questo vale soprattutto per il Civitavecchia, che ha 4 turni di campionato per recuperare lo svantaggio fin qui accumulato e andare almeno un punto sopra. L'andata, come vi ricorderete, non si giocò, si è che vinse 5-0 a tavolino, che deve essere ancora ratificato perché c'è in corso l'esame di un ricorso presentato proprio dall'Acqua Chiara. Poi staremo a vedere, per adesso vediamo come funziona l'attacco dell'Acqua Chiara fermato dalla difesa del Civitavecchia. Serrentino libero sulla corsia 1 per l'attacco del Civitavecchia, tiro, la palla sul palo, palo pieno, e quindi occasione sfumata. Guarda Civitavecchiese, Serrentino, Urbani, Pinisini, Martinelli, Iorio, Calì, Greco, Gatto, Romiti, Simeoni, Di Bella e Pagliarini e Pisciola. Non palleggiano benissimo i napoletani, adesso c'è la parata di Serrentino sul primo palo. Scusate, qui c'è la luce che abbaglia, palla fuori, e la luce abbaglia anche l'attacco del Civitavecchia. Attenzione, c'è un'espulsione a favore dell'Acqua Chiara, va via il numero 4 che è Martinelli del Civitavecchia, uomo in più. Musacchio, 1-0 Acqua Chiara Napoli e sul Civitavecchia, uomo in più di Musacchio. Gli arbitri intanto sono il signor Cavallini e la signora Ferrari, entrambi liguri. Può ripartire, 1-0 Napoli, Acqua Chiara. Con la palla di Civitavecchiesi sulla tre quarti. Secondi per giocare ancora questa palla alla panchina, Pagliarini, andiamo sul tempo, Romiti, palla a fondo, dice l'arbitro Cavallini. Discesa sulla corsia 1 dell'Acqua Chiara, Romiti è rimasto indietro, adesso viene coperto. Io non esaltante dei Civitavecchiesi, questo gol probabilmente poteva essere evitato, ma 2-0, palla al centro e Civitavecchia deve rimontare 2 reti per pareggiare questo incontro. Ai 10 metri si ferma l'attacco del Civitavecchia, difesa molto alta dell'Acqua Chiara, e non riesce a trovare il buco giusto. Qua
4 secondi per giocare la palla che viene lasciata lì sul posto. Quattro minuti, un solo tiro in porta per il Civitavecchia, due gol per l'Acqua Chiara. Acqua Chiara che attacca, palla viene data al centro, c'è il fallo semplice, palla che viene ridata sul giocatore che viene anticipato dal nostro difensore in maniera pulita. Di Bella, sentito il proprio compagno sul corsia 1, la palla sul palo ma viene deviata da Aiello, da Albino scusate, per cui c'è la rimessa ai 2 metri, dice l'arbitro. Ovviamente sono 20 secondi sul cronometro, quando c'è il secondo tiro si riparte da 20, 4-0-1. Tiro subito in porta dai 2 metri, la palla è andata fuori, quindi un nulla di fatto. L'espulsione del numero 4, Martinelli, è andato dall'altra parte a commettere il fallo, e quindi cosa che non si può fare. Quindi ancora un uomo in più concesso ai napoletani. E ancora una rete. Aiello Matteo assegna ancora in superiorità numerica. 3-0 a Acqua Chiara. Quello che è preoccupante è neanche un tiro in porta per i Civitavecchiesi, cioè solo sulla rimessa ai 2 metri, ma ovviamente un tiro che non dava troppi pensieri a Albino. Civitavecchia 0-3 il punteggio, 3-29 sul cronometro. Prova ad avvicinarsi l'attacco civitavecchiese alla porta napoletana, ma non viene ancora mantenuto d'oltre gli 8 metri. La palla in posizione 1, ma perde tempo e c'è l'espulsione a favore dei Civitavecchiesi. Uomo in più, opportunità, vediamo come viene sfruttata. Al centro c'è la parata di Albino sul tappin centrale dell'attaccante Civitavecchiese, quindi rimaniamo 3-0. 2:50 la conclusione del primo tempo, coppie già tutte composte, ovviamente col triplo vantaggio. L'Acqua Chiara gioca con il gatto e il toto, una palomba la palla sopra la traversa. La lunga di Viscola per servire il compagno, ora la palla all'interno, posizione 3-2-3. Ancora posizione centrale, il tiro, la parata del portiere avversario, la palla fuori, e quindi può giocare ai 2 metri della Civitavecchia per 20 secondi in attacco. Palla 1, il tiro a gol, gol del Civitavecchia, ha segnato Iorio, 3-1. Minuti, poco più allo scadere del primo tempo.
spiegare come stare in panchina all'arbitro Cavallini. L'attacco dell'Acqua Chiara, ancora lontano dalla porta, difesa da Vissola. ...15 secondi per giocare questo attacco napoletano, c'è ancora un fallo ai 9 metri, palla che arriva dentro e viene recuperata dal nostro difensore, quindi può ripartire, palla ancora in mano a Giordano Viscola, arriva adesso a metà vasca, viene portata avanti, posizione a uno, non tira subito no, Civitavecchiese, per due volte ha perso il contatto con la palla, c'è il fallo semplice, 12 secondi, ancora un fallo contro al nostro centrale. Pure 0-7 alla conclusione del primo tempo, 3-1 Acqua Chiara, palla in mano all'Acqua Chiara che è in calottina bianca. Il recupero difensivo, attenzione, c'è ancora un controfallo, ha strappato il Civitavecchiese nella ripartenza, quindi la palla regalata nell'ultimo minuto all'Acqua Chiara in attacco. Siamo a poco meno di 40 secondi, 20 li può giocare l'Acqua Chiara con la palla in mano, attenzione al tiro dal centro. Incrociato Rocchino e ha battuto Giordano Viscola, 4-1. Cambio all'americana per Pagliarini che butta dentro 3 nuovi giocatori per questi ultimi 27 secondi che sono rimasti sul cronometro per terminare il tempo. Tra 1 Acqua Chiara, ultima palla del primo tempo, c'è là il Civitavecchia in attacco, la può gestire fino al termine, bisogna capire come, adesso c'è l'espulsione a favore, palla dentro che non arriva. Palla dentro a Romiti, non arriva, l'uomo in più si perde tutto, la palla torna all'Acqua Chiara che va al tiro. Non funziona il cestello a metà vasca, quindi la palla verrà messa in gioco dall'arbitro sulla corsia di bordo campo, bordo vasca. Questo è il motivo di questi ritardi. L'arbitro Cavallini con la palla in mano. La palla viene recuperata dal Civitavecchia. Gioca quindi la prima palla in attacco alla formazione rosso-celeste allenata da Marco Pagliarini insieme a Aurelio Baffetti. L'inizio non è stato dei più esaltanti, 4-1 per i napoletani, ancora ora palla contro al centro, quindi c'è anche l'uomo in più per l'Acqua Chiara, sono in due le calottine nere rimaste indietro. Sta provando a scendere il giocatore dell'Acqua Chiara, riceve la palla, poi la buca anche Viscola, ma la recupera poi la difesa del Civitavecchia.
qualche azione di attacco. Parata del portiere napoletano, la palla che torna sul rimbalzo lungo alla formazione Civitavecchia. Cambia lato da 5, vai, e segna il Civitavecchia con Luca Pagliarini, la sua solita posizione da fuori. Tra 2. Palla che ha incrociato tutta la difesa avversaria da 1 a 5 e poi il gol di Luca Pagliarini. 4-2 il punteggio. 6 e 51 sul cronometro. Partita da risultato importantissimo per entrambe le squadre, ma soprattutto per quella Civitavecchiese, che ha 3 punti da recuperare proprio sulla squadra napoletana. Vediamo che dopo questa giornata di campionato ne mancano altre 3 e poi si va ai playoff e playoff. Quindi in palio ci sono 12 punti in tutto. Ancora un fallo a favore del Civitavecchia in attacco sulla tre quarti. Adesso invece il controfallo a favore dell'Acqua Chiara per la in difesa. Quagliari in avanti, ancora da posizione 5, palla al centro e poi l'espulsione a favore dell'Acqua Chiara. È uscito Gatto, Picciola, rimessa ai 2 metri dopo la parata di Picciola. Picciola, ancora la palla in out. Palla ancora ai napoletani, è rientrato intanto Gatto. Attenzione. La rete di Musacchio che raddoppia, quindi le sue marcature personali sempre nello stesso modo, dallo stesso punto con l'uomo in più. Ultimamente lasciato solo nel momento decisivo, proprio mentre stava rientrando e prendendo posizione Gatto, che rientrava dall'espulsione. Quindi tutto da rifare, adesso siamo sul 5-2. Nel frattempo il tempo scorre, sono rimasti 5 minuti per il secondo tempo. Uscito Di Bella per il Civitavecchia. 7-3 i gol di vantaggio, così come dopo i primi 2 minuti 3-0 Acqua Chiara. Adesso siamo 5-2, arriva la palla dentro, c'è l'espulsione a favore. Espulsione a favore di Romiti. Bisogna gestire bene questa palla che è pesantissima. Attacco del Civitavecchia, palla 1 a 2 a 4 a 5 adesso con il pallone, palla in mano, ancora il torna indietro. Il gol Minisini ha segnato da posizione 5. Però era al contrario di quello che aveva chiesto Pagliarini, però va bene così, l'importante è aver segnato. Siamo sul 5-3, mantiene 2 gol avanti l'Acqua Chiara, cambi in acqua da tutte e 2 le formazioni. Greco dentro, fuori Romiti per Pagliarini.
la metà vasca, attenzione, c'è l'espulsione sotto la porta del Civitavecchia. Aggancia bene il giocatore sulla rete. Matteo Aiello ha segnato in superiorità numerica, 4-20 dal termine. Adesso è 6-3. Come vedete la partita non decolla, due squadre molto giovani che non riescono a sciogliere un palla a nuoto veloce, si gioca solo sull'espulsione, sui falli o sulle disattenzioni. Al momento mantiene questi tre gol avanti la squadra napoletana, padrona di casa, frutto del lento avvio del Civitavecchia che appena partita era già 3-0. Ancora dell'acqua chiara, arriva la palla dentro, la palla è lunga e Romiti prende il fallo. Palla che torna quindi all'acqua chiara, 4-14 prima dell'intervallo lungo. Effetto difensivo Civitavecchiese che ruba il pallone agli avversari. Ecco che arriva la palla in posizione 1 tra i Civitavecchiese, adesso incrocio dall'altra parte della vasca, il tiro, la parata in due tempi di Alvino. Il 3 è il punteggio, viene ancora recuperato un pallone in difesa dai Civitavecchiesi che hanno un po' più di mordente questo secondo tempo. Con preciso il passaggio al centro e poi palla aperta. Dai 3 rimane il punteggio a fuori dell'acqua chiara che è in attacco in calottina bianca. Siamo a uomini pari, il tiro, la palla entra. Francesco Angelone sorprende Vissola e tutta la difesa. Civitavecchiese porta sul più 4 i propri compagni, 7-3 a favore dell'acqua chiara, più 4. Riprendere a giocare sotto di 4 gol il Civitavecchia, nel frattempo a Palermo, il Palermo perde in casa con i muri antichi, il Palermo la squadra terz'ultima classificata, è l'unica, diciamo, raggiungibile in questo momento da Acqua Chiara e Civitavecchia. La rete del Civitavecchia. Gol di Luca Pagliarini e quindi siamo sul 7-4. Centro.
Lombardia e Civitavecchia, ma visto che non riesce a dare il pallone al compagno libero, adesso la palla arriva sotto la porta avversaria, andiamo ai 6 metri. Attenzione, cioè l'espulsione a favore del Civitavecchia. A 2 minuti dal termine del secondo tempo, uomo in più per il Civitavecchia, già schierato sotto la porta di Albino. Moviti! Il gol del Civitavecchia. Il punteggio che tarda a venire sul tabellone ufficiale, ma comunque ecco, viene messo adesso, quindi meno 2 del Civitavecchia, che dopo tantissimo tempo, circa 10 minuti, è sotto solo di 2 reti e non da 3 in su. L'attacco adesso è dell'acqua chiara, bisogna inventarsi qualcosa in questa difesa per poi ritornare avanti nell'ultimo minuto del secondo tempo. Attacco da posizione 5. Fallo semplice, ma sempre fallo a favore della formazione avversaria. Poi c'è l'azione dei 2 metri dagli attaccanti dell'acqua chiara. Viscola recupera il pallone, palla lunga in posizione 1 per il compagno, che può recuperarla, cioè chiama la palla indietro, ecco che gli arriva il tiro, la palla deviata, ancora ai 2 metri, tiro quasi a botta sicura di Pagliarini, ma poi la parata del portiere avversario. Siamo ancora Pagliarini, ma non ce la fa a liberarsi del giocatore, palla adesso gira a 2, arriva a 5, il tiro alla rete di Romiti, Civitavecchia a meno 1. Davide Romiti, Civitavecchia a 6, acqua chiara a 7. Siamo nell'ultimo minuto, 34 secondi più o meno al termine del secondo tempo. Quindi l'acqua chiara va a gestire questa probabilmente ultimo attacco del secondo tempo. Civitavecchia deve provare a difendersi dopo aver segnato 2 gol consecutivi, che dal meno 3 lo porta sul meno 1. Ora l'acqua chiara in attacco, palla che arriva a posizione 1, c'è il raddoppio. Raddoppio dei difensori civitavecchiesi, manca pochi secondi al termine del secondo tempo. Espulsione espulsione e time out, vediamo che succede in questa manciata di secondi. Tanto a essere espulso credo che sia Walter Fasano. Ah, è finito. Vabbè, a posto. Non c'è nessuno. Che è stato penalizzato con l'espulsione, è finito il tempo. Visto che il tempo correva, siamo così. 2 minuti e torniamo con voi. 7 per l'acqua chiara e 6 per il Civitavecchia dopo i primi 16 minuti di gioco effettivi. Mancano 2 tempi quindi alla conclusione di una partita fondamentale soprattutto per la classifica civitavecchiese, che è sotto in classifica di 3 lunghezze sull'acqua chiara e ben 7 dalla Palermo. Ricordiamo che dopo questa giornata di campionato mancano 3 turni
alla conclusione della regular season, quindi sono in totale 12 punti. Cioè che per salvarsi deve recuperare almeno 3 punti all'acqua chiara, vincendo lo scontro diretto e quindi potendo usufruire del doppio confronto, sempre aspettando che poi la federazione decida effettivamente cosa fare. L'acqua chiara teoricamente avrebbe un punto in più del Civitavecchia, se non gli viene dato il punto di penalizzazione. Conoscendo la federazione, io credo che la decisione avverrà a tempo scaduto, cioè eccolo, c'è il rigore a favore del Civitavecchia conquistato da Romiti. Quindi 5 metri a favore del Civitavecchia. Alvino, Ciro Alvino è chiamato a opporsi al giocatore del Civitavecchia, che è Luca Pagliarini. Gioco ancora fermo. Pagliarini ha chiesto la distanza dei difensori. La rete di Luca Pagliarini, 7 pari. Dal 2-6 al 7 pari. Di scaramucce in acqua, sicuramente è una posta in palio importantissima e capirete bene che sono 16 minuti che possono valere una stagione per l'acqua chiara, per tirarsi fuori dall'ultimo posto, e per il Civitavecchia per raggiungere l'acqua chiara e andarsi a giocare tutto nelle ultime 3 partite, di cui c'è che ne giocherà 2 a casa e 1 a Palermo, altro scontro diretto. Minissini è andato fuori, quindi superiorità numerica per l'acqua chiara, che ha subito l'opportunità di tornare in avanti. C'è l'uomo in più per la squadra napoletana, sottoporta la difesa civitavecchese, riesce a togliere il pallone dalle mani dell'attaccante napoletano, quindi la palla è di Visciola sul 7 pari, cioè che prova a portare il primo attacco per l'eventuale primo vantaggio, ma siamo ancora nel terzo tempo all'inizio. Palla a posizione 5 dall'altra parte, non arriva il pallone per il tap-in sotto porta e quindi la palla tranquillamente torna ad Alvino. Acqua chiara in avanti. Espulsione e poi c'è il rigore. Prima l'espulsione a favore dell'acqua chiara e poi il rigore per questa difesa non ortodossa sul pallone, sull'attaccante avversario. Quindi c'è il tiro di rigore per l'acqua chiara, che ha subito l'opportunità di riportarsi in avanti. C'è che ha pareggiato sul rigore. Né a mantenere le distanze, cioè i due arbitri non tengono. Si chiude anche la colorita definizione dei tifosi, pochi napoletani, tiro nella rete. Segnato per l'acqua chiara su tiro di rigore, 8-7 acqua chiara che ritorna avanti. È durato 40 secondi il pareggio del Civitavecchia. Può tornare avanti,
Vecchia sotto di un gol. Posizione 5, attenzione che c'è l'infrazione sotto porta dei Civitavecchiesi che regalano il pallone ai napoletani e quindi l'opportunità dell'uomo non più. Perde la palla l'attaccante napoletano per fortuna, adesso fa pure palla a fondo, palla torna a Civitavecchia, ma che disattenzione della difesa rosso-celeste, così come adesso quella napoletana, squadre molto sfilacciate, adesso arriva il pallone, può caricare, prova il tiro, palla è alta, sopra la traversa. Controfallo, controfallo a favore del Civitavecchia. Punteggio dell'acqua chiara, 5 minuti poco più al termine del terzo tempo, attacco del Civitavecchia in calo tira scura. Palla ancora, 6 secondi per tirare, o fa la palla deviata della difesa. Che sentite di colorito intorno a noi lo fanno 4 persone e non i 50.000 della Scandone. Detto questo però si continua, attenzione, palla lunga, la recupera Viscola, come avevo detto qui poc'anzi, squadre sfilacciate, saltati un po' tutti gli schemi, adesso scende in posizione 5 il Civitavecchia, è libero un altro giocatore a 1, serve la forza quella del Mancino, adesso arriva la palla indietro al centro, palla al Mancino, siamo a 4 minuti dalla conclusione del terzo tempo, perde tempo con la palla in mano, la rimane in possesso il Civitavecchia, il tiro e la parata di Alvino, quindi torna il pallone all'acqua chiara. Allenatori incontenibili fuori dal pozzetto di qua e di là, faticano i due allenatori a tenere buone le due panchine. Adesso è l'attacco dell'acqua chiara, sono 13 secondi disponibili per rimanere in attacco, c'è la palla che arriva sotto, il raddoppio dei Civitavecchiesi. Viscola torna con la palla in mano, attenzione che c'è l'espulsione. Time out Civitavecchia, espulso in attacco un giocatore dell'acqua chiara che ha commesso questa sciocchezza madornale di farsi beccare in reazione davanti agli occhi dell'arbitro Ferrari. C'è anche il rosso, vediamo, ha paventato un rosso, ma adesso glielo dà, eccolo. Ammonito, cioè espulso il dirigente dell'acqua chiara. Finisce il time out chiesto da Pagliarini, siamo con l'uomo in più Civitavecchia. 3:14, 3:40 a termine. Secondi rimasti sul cronometro, ovviamente il Civitavecchia può giocare con l'uomo in più altri 15. Riprende la partita, qualche scaramuccio in tribuna, Civitavecchia con l'uomo in più all'attacco, è sotto di un gol. La palla a posizione 1, scende a 5, 2-3 finte, la palla è deviata e quindi
occasione persa per i Civitavecchia. Si convulse in acqua e fuori, mentre c'è ancora stato colpito un tifoso, un oggetto in testa, comunque per il momento parlano tutti, per cui si può tranquillamente andare a giocare. C'è la deviazione mentre si esagerano gli animi. In tribuna vediamo, viene riconquistata la calma mentre in acqua si gioca, l'acqua chiara avanti e avanti anche nel punteggio 8-7, l'attacco dell'acqua chiara sulla tre quarti, ancora due tre finte e poi finisce la palla. A tre quarti l'attacco dei Civitavecchiesi, la palla scende da 5-1, adesso è posizione 1, torna posizione 5, palla dentro, viene raddoppiato il nostro centro boa, per cui finisce così con la palla che va nelle mani di Albino. 1:40 intanto il tempo rimasto sul cronometro di questo terzo tempo. Che viene catturata da Viciola allo scadere, torna in avanti Civitavecchia a 1:10 dalla conclusione. Attenzione, ancora l'arbitro chiama la palla a sé, la doppia espulsione. Una. Quindi va fuori il nostro centrale e capitano Davide Romiti e Musacchio, che è il difensore che lo marcava. Gioca ancora il fermo, ovviamente avevo detto che è una partita sentitissima, giustamente, da tutti, anche dai Pirelli a bordo vasca, per cui basta un poco per accendersi, perché sotto di un gol, infrazione in attacco vista dall'arbitro Cavallini per aver, diciamo, mosso un po' troppo l'acqua. Rientra intanto Romiti a uomini pari, adesso c'è l'attacco dell'acqua chiara e la parata di Viscola. Sembrava fuori posizione, siamo entrati nell'ultimo minuto. Nel terzo tempo. Ancora Civitavecchia. Espulsione a favore della Civitavecchia. Uomo in più quindi per l'NG, è la palla che viene schiacciata però fuori dallo specchio della porta. Occasionissima persa con questo uomo in più sprecato al Civitavecchia a 15 secondi dal termine del tempo. Attenzione perché la palla è in mano all'acqua chiara. Negli ultimi 8 secondi, probabilmente sarà l'ultimo tiro, lo effettua la parata di Viscola. Scade il tempo, si va all'ultimo riposo, acqua chiara 8, Civitavecchia 7, 2 minuti e torniamo con voi.
minuti, Civitecchia è sotto di un gol. Civitecchia che paga un primo tempo disastroso, 4-1 per l'Acqua Chiara, poi ha vinto il secondo, 3-5, ha pareggiato il terzo, 1-1. Adesso ancora sotto di un gol, palla in mano a Civitecchia, la palomba sulla traversa e poi la palla che va ai difensori napoletani. In avanti ancora l'Acqua Chiara, palla in mano, un fallo semplice per i due arbitri tra gli improperi dei tifosi presenti. Adesso Viscola recupera il pallone, ricordiamoci Vecchia ha già 3 punti in meno dell'Acqua Chiara, e se non riesce a vincere questa gara c'è il rigore, rigore per il Civitavecchia, viene confermato dagli arbitri, la disperazione della panchina napoletana. L'arbitro Cavallini va a riguardire la panchina, gli atleti, ricordiamo una squadra molto giovane, quindi adesso andiamo a tiro di rigore che lo ribatte Luca Pagliarini, autore dell'altro gol. Dicevo della classifica, l'Acqua Chiara senza questa gara ha 3 punti avanti. Quindi vincere questa significherebbe andare pari per Civitecchia, almeno pareggiarla. Adesso c'è il tiro in gol di Luca Pagliarini per il pareggio. Ma siamo ancora a 6 minuti e 20 dal termine. Siamo sull'8 pari. Ricordiamo che il Palermo, Cus Palermo, sta perdendo in casa 7-8 con i Muri Antichi, che è la squadra che sta più a contatto con queste due formazioni, che ha di punti ne ha 16. Espulsione a favore dell'Acqua Chiara, quindi l'uomo in più per i napoletani. Vanno a gestire questa palla bucata, ma adesso recuperata dall'attacco. Attenzione che c'è ancora un'espulsione, Aiello, Matteo Aiello ancora con la doppia espulsione, porta avanti i napoletani. Siamo sul 9-8 adesso. Riprende a giocare, 9 Acqua Chiara, 8 Civitavecchia, sono rimasti all'incirca 5 minuti e 20 secondi per chiudere questa gara, dare risultato importantissimo per le due formazioni. Attacco del Civitavecchia, palla sta a posizione 2, adesso arriva a 5, tiro, gol, e il gol di Luca Pagliarini. Nuova parità, 9-9. Palla al centro, si riprende, mancano 6 minuti, poco meno adesso, le speranze delle due formazioni di mettere una bella pietra
tombale su questo campionato, una per tornare a galla, l'altra per affondare definitivamente la formazione tirrenica. Adesso l'attacco dell'Acqua Chiara, palla persa, triplica marcatura sul centrale avversario, la Civitecchia esce, palla in mano, fermato ai 5 metri, e poi c'è il controfallo visto al Civitavecchiese e commette questa irregolarità da sciocca sotto gli occhi dell'arbitro, quindi perde palla. Stavo dicendo la palla dell'azione dell'ipotetico vantaggio, cosa che al Cecchia non è mai riuscita, ma rimaniamo sul pareggio e la palla all'Acqua Chiara. Arriva la palla dentro, ancora un fallo però semplice, quindi solo rimessa in gioco, la parata è di Vizzola, palla ai 2 metri. Minuti e poco più di fuoco qui a Lascandore di Napoli, siamo sul 9-9, c'è una calottina da cambiare, ecco che arriva. Gioco ancora fermo, siamo sul 9-9, Acqua Chiara in avanti a 20 secondi per gestire questa palla, ce ne sono 5 o poco più per terminare la partita. Ecco che può riprendere il gioco con la battuta in attacco dell'Acqua Chiara, ancora un fallo semplice, palla che torna indietro ma sempre fermato il gioco col fallo, il giocatore dell'Acqua Chiara è dentro la sua metà vasca, siamo scesi a 7 minuti, attenzione, è stata un'espulsione contro il Civitavecchia, c'è l'uomo in più dell'Acqua Chiara. Aspettiamo questa esecuzione per capire la situazione. Prova il tiro, la palla viene deviata e poi scade il tempo. Scade il tempo. Però il tempo è ripreso, questi ricontinuano. Un po' di confusione da tutte le parti. Ancora la palla all'Acqua Chiara in attacco, sono 8 i secondi. Anticipo difensivo del Civitavecchia. Ancora un fallo, contro fallo, e poi la palla che va fuori, occasionissima per l'Acqua Chiara, quel giocatore che era solo davanti a Vizzola, intanto si spingono di qua e di là, Fasano che salta in mezzo a bordo vasca, ancora la palla al Civitavecchia in avanti. Romiti riceve palla sotto porta, Romiti, c'è ancora il pallone, 14 secondi per giocarlo in attacco al Civitavecchia. Ancora su Romiti, c'è l'espulsione a favore, espulsione a favore del Civitavecchia, uomo in più sulla parità, 9-9. Mentre siamo a 3:40 dal termine dell'intera partita, Civitavecchia avanti, uomo in più. Deviazione volante non va del nostro centro boa, per cui la palla torna al portiere napoletano. Attenzione che posizione 5, si presenta solo davanti a Vizzola il giocatore, c'è un fallo semplice, dice l'arbitro Cavallini, e c'è il controfallo. Controfallo a favore del Civitavecchia, oramai non si sa più quello che succede. Nel frattempo abbiamo visto
che Fasano è stato espulso e è in tribuna vicino a noi, per cui ormai non si capisce più niente, la palla comunque rimane a Civitavecchia, che è in attacco. Siamo a 2.40, ora Civitavecchia avanti, a 5 secondi per gestire questa palla, la recupera il giocatore ma praticamente la perde, quindi la palla che torna all'acqua chiara. 2.40 adesso, l'attacco dell'acqua chiara in parità 9-9, il tiro dell'acqua chiara è tutta espulsa, dirigente e allenatore. Attenzione, attenzione, c'è un'altra espulsione, dovrebbe andar via credo il numero 10, Simeoni. Gol in superiorità dell'acqua chiara con Gargiulo Michele. Sarcastico il sorriso di Pagliarini per l'arbitro Cavallini, che dice tutto sul suo pensiero su questo fallo. 10-9, vantaggio acqua chiara, 2 minuti e una manciata di secondi per le speranze civitavecchiese di uscire indenne da questa vasca. Allontanato anche Pagliarini dalla panchina. Questo è quello che vediamo, non è che c'è stato nessun cartellino. Comunque, espulsi due allenatori, acqua chiara avanti di un gol, 10-9, 2 minuti e poco più, praticamente 150 secondi per le speranze dei civitavecchiesi di portar via punti da questa partita. Espulsione a favore del Civitavecchia, dato via il numero 7, cioè Angelone Francesco. Attacca con l'uomo in più Civitavecchia, palla pesantissima, palla fuori, tirata a schizzo altissima da Civitavecchia, che butta via questa opportunità che secondo il gergo arbitrale è quello che va a compensare una decisione non propizia in attacco, la ridà dall'altra parte, poi il pallone viene buttato fuori dalla squadra. Per il momento siamo un gol avanti, acqua chiara che attacca e fa l'uomo in più adesso. Chiede il time out dalla tribuna il dirigente, cioè siamo alle comiche, queste cose dovrebbe fare il capitano, ma comunque va bene tutto. Ecco che arriva anche Pagliarini in tribuna, siamo a 1.30, 1.37 dal termine. Un gol avanti acqua chiara. Sono i portavoce che portano le notizie alle panchine, ai giocatori a bordo vasca, perché visto gli allenatori sono espulsi, ma vediamo un po' la situazione. E c'è l'uomo in più per l'acqua chiara, che è già un gol avanti, quindi chiaramente capite che questa può essere la palla decisiva per decidere la gara. Vediamo l'acqua chiara in avanti, la difesa schierata con l'uomo in meno del Civitavecchia, il palleggio dei napoletani non è perfetto ma mantengono il possesso palla, arriva la palla dentro, viene recuperata dalla difesa civitavecchiese, quindi può andare in avanti. Siamo a 1.11 dal termine, avanti il Civitavecchia sotto di un gol. Importantissima questa palla che può decidere le sorti della gara pro o contro il Civitavecchia. Un secondo e poi la parata, la palla che va fuori. 30 secondi per l'acqua chiara, 40.
sul cronometro, 45 sul cronometro, quindi chiaramente le disposizioni dalla tribuna di Fasano sono quello di giocare e non tirare, di giocare solo il pallone. Poi ne rimarrebbero una manciata di secondi al Civitec per l'eventuale pareggio. Ecco che recupera il pallone al Civitec a 3 secondi prima, quindi ne rimangono. Time out chiesto dal Civitavecchia. Ovviamente se la mano era stato chiesto prima, poi è stato dato dopo, comunque la palla in mano all'arbitro, è un'azione del Civitavecchia schierata in avanti, adesso viene tolta la palla e si riparte da zero, da metà parte. Sono 17 secondi che rimarranno per di palla viva per giocare. Andato in attacco anche Viscola, che gioca senza portiere, sono i 15 secondi che rimangono sul cronometro. La posizione 1 tenta una palomba impossibile. C'è un cartellino rosso. L'arbitro ancora con il cartellino in mano, non si riesce a capire di chi è, espulso un giocatore dell'Acqua Chiara. Numero 5 Fabio Angelone, ma nel frattempo la palla dovrebbe essere gestita dalla stessa Acqua Chiara. Espulso anche Iorio per il Civitavecchia. Ovviamente questa è un'altra palla nuota, quella che si gioca solo su regole e contro regole. La palla all'Acqua Chiara a 7 secondi la può tenere il portiere e finisce così la partita con l'Acqua Chiara che batte il Civitavecchia 10-9. Questo è il risultato qui a Scandone di Napoli, Acqua Chiara che passa, quindi 6 punti avanti alla Civitavecchia a 3 giornate dal termine. Questa è la situazione, con questo io concludo qui dalla piscina Scandone. Ricordo il risultato: 10 Acqua Chiara, 9 Civitavecchia. Quei tifosi che ancora ce l'hanno con gli arbitri che sono venuti. Ricordiamo l'espulsione al termine di Iorio Civitavecchia. Questa è la situazione, appuntamento alla prossima per quanto riguarda la pallanuoto su 3PTV.